E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 18° episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer. Andiamo subito, ragazzuoli! Allora ragazzi, eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, eccoci qua. Ma stavo dicendo che ci mancano soltanto due medaglie, ragazzi. Due medaglie e poi la Lega, ragazzi, incredibile, ma incredibile veramente. E proseguiamo di qua, ragazzi. Proseguiamo, proseguiamo. Vai, andiamo, 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 andiamo. Papiri pipi papiri pipi pa 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 peo peo pa 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 pe. Ok, proseguiamo qua, ragazzi. Vai, sfidiamo questo qui, sto grande coglio. No, 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 ovviamente si scherza. Parte di Osvaldo Raichu. Vai, battiamo subito, ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo sconfitto. Oh, lotta in doppio qua e lotta in doppio sotto, ragazzi, ma quanti lotta in doppio? Io amo Pokémon Smeraldo. Io amo Pokémon Smeraldo soltanto per le lotte in doppio, ragazzi. Mamma mia. Andiamo subito. Andiamo Arfly, Arbutterfly, let's go. Kindra. Ok, mi concentro sempre su uno, ragazzi. Ok, Kindra è andato a quel paese. Così ci alleniamo anche i Pokémon, ragazzi. Ok, uccidiamo Azurill. Azuril, morto male. Fratello, martello. Vai, ora ci concentriamo con Ariados. No. Giunto è brutto. Ma ragazzi, ci ha ucciso Registeel Ariados comunque. Quindi Blaziken, fai il tuo lavoro. Oddio, non mi curo. Oh, testione. Troppo forti. Troppo forti. E andiamo, signori, andiamo. Raikou. Non andiamo più, ragazzi. Raikou usa tuono shock. Peccata. Super efficace. E addio Raikou, attenzione. Raga, ma usava Boato, ma cambiava tutti i Pokémon. Ma è Espion livello 29. È buono. Venusaur, Blaziken, Zapdos. Tutti di più, raga. Hanno preso l'esperienza tutti. Ok. Perfetto. Ora andiamo, prendiamo questa. Revitalizzante, buono. Poi direi di battere sti due. Vai, 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 ci facciamo tutti, ragazzi. Facciamo proprio tutti. Alleniamo i nostri bellissimi Pokémon. Vediamo un po' chi appare. Mawile e Ampharos, belli. Ok, Mawile ci saluta subito. Proprio Arfly, ragazzi. Ok. Vai. No, iperpozioni, raga. Ma strano, eh? Strano, 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 strano. Vai. Vai, Espeon con confusione distrugge Ampharos. E andiamo. Tutti paralizzati qua, comunque, ragazzi. Perfetto. Ma direi di curarci un attimo i Pokémon, no? Ok, eccoci qua, ragazzi. Qua niente, vai, combattiamo contro questa. Andiamo, 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 andiamo. Pappa ute, pappa ute. Pappa ute, pappa ute. Pappa ute, pappa ute. Ragazzi, questo dà tantissima di esperienza. Ma veramente tanta. Ragazzi. Avevo usato tipo qualcosa che gli mandava l'illusione al massimo. Non lo beccavo mai, vi giuro. Non lo beccavo mai, ragazzi. Comunque mi ha dato tipo 1600 di esperienza su questo Blissey. Vi giuro, non lo beccavo mai. Vedi che qua è un labirinto. È un labirinto, signori. Vai, andiamo. Andiamo, andiamo. Comunque per ora, secondo me la squadra va bene così, ragazzi, eh. Secondo me la squadra va bene così, raga, eh. Quindi, per me. Oh, bello Meganium, ma per me la squadra va bene sinceramente così. Ok, mi ha ucciso Registeel e Espeon Meganium, ragazzi. Era veramente forte questo che Meganium. Però abbiamo ucciso con Blaziken. Oh, 1248 SP, raga. Vai Natu, vai Blaziken, sconfiggi tutti. Ma io direi di fare sempre doppio calcio.
Ok. Buonissimo. Beh, a doppio calcio comunque è buono, non è male, eh. Ok. Ok, continua a piovere. Ok, vai. Bam. Ragazzi, vi piace così la squadra comunque, ragazzuoli? Vi piace? Perché secondo me è molto, molto gagliarda, molto bella questa squadra. Slowking. Ragazzi, doppio calcio è veramente forte. Doppio calcio è veramente forte, ragazzuoli. Ok. Andiamo di qua. No, c'è il pomo invisibile, vabbè, vai. Ok. Oh! Ci ha attaccato. Liquidung. Ok, qua che è? Niente, andiamo di qua. Battiamo questo, ragazzi. Che tanto così ci alleniamo i Pokémon, ovviamente. No, mi sa mo c'ho per primo Venusaur. Vabbè, dai, uguale, 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 uguale. Tanto li dobbiamo allenare tutti al 35, dobbiamo portarli, tipo. Charmeleon è quello più forte per ora, che sta a livello 34. Ok, l'abbiamo battuto, ragazzuoli. Pokéball. Pipita. Benissimo, andiamo qua sotto. Qua, qui, qua, 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 qua. Andiamo di qua. Ok. Perfetto, qua sopra non c'è niente. Oh! Madonna, ma ti prende un colpo, raga. Vuoi lottare? Ragazzi, mi ha fatto prendere un colpo, raga, vi giuro. Mamma mia, mi sono cagato in mano. Arcanine, intanto. Ok. Ma che cos'è, ragazzi? Ah, mi serve Surf? Oddio, c'è qualcuno che mi impara Surf, ragazzi, perché... Si ricorda, mi sa di no. Infatti no. Va bene, noi ci ritorneremo qua. Oh, attenzione. Allora, ciao, sono Sonia e non improvviso mai richiedere gli strumenti adatti. Come sono in sesto, il segreto per non avere intoppi e tenere sempre tutto sotto controllo. Devo dare una contralina alle mie scorte in guardia. Detto qua, iper pozioni. Ok. Ok, qua fammi lotta in doppio. Vai! Ok, fatto anche questi, ragazzi. Vai, facciamo tutti, let's go, let's go, let's go. Oh! Ragazzi, leviamo le tende. Montepira, aspettaci. Attenzione, ragazzi, team idro. Cazzo. Ragazzi, ho soltanto Charmeleon, eh. Mi sono morti tutti. Questo che è? Il Montepira è incombe minaccioso, è un monumento naturale dedicato agli spiriti Pokémon. Molo Montepira, il cartello è vecchio e rovinato, poi quello che c'è un po' sfuggito. Quindi dobbiamo usare Surf per andare qua, ok. Ok, ho lottato contro quei due intanto. Qua è questa che area? Zona Safari. Oh! Ma si può curare qua? Ok, ragazzi, l'ho curati. Tramite il box, tipo mettendoli nel box e toglierli. Funziona. Cioè, metti in box e riprendi, funziona, ragazzi. Però mi sa mi serve Surf per andare al Montepira. Ma si devono altri due, vai. Ma prendiamo un attimo questo. Realizzante. Ok, eccoci qua, ragazzi. Oddio, mi è rimasto soltanto un Pokémon. Ah no, che dico, è vero, mi ho curato, ragazzi, sono stupido, sono deficiente. Ok, fatto anche questo. Oh, chi è? Sono Guido. Se collabori con i Pokémon nella natura selvaggia ti puoi sentire al sicuro. Tutti dovrebbero capirlo e collaborare di più con i Pokémon. Sono convinto che sarebbe la cosa ideale. Credo che tu sia sulla strada giusta dopo. Ok. Ok, eccoci qua. Carburante, questo è buono, ragazzi. Perché se ricordo, carburante fa aumentare la velocità un Pokémon. E io direi di usarla proprio su Registeel. E il zinco di pioggia speciale a Venusaur. Questi, ragazzi, bisogna utilizzarli, vi ricordo. Ok,
combattiamo questa. Ti di giocare con il mio delizioso Pokémon. Vediamo che delizioso Pokémon avrà questa tizia gnocca della Martona Goldie. Ok, fatto, ragazzi. Combattiamo contro questo. Combattiamo un po' con tutti, ragazzi. Combatto con tutti un po'. Oh, ragazzi! Charmino livello 36. Forse, ragazzi, forse si potrebbe evolvere, Si potrebbe evolvere. Tutta la lancia più a me. Quel piace a Totodile, l'ho mai visto, però, ok? Noi lo vediamo in questa serie. Lo vediamo in questa serie. Eccolo qui, signori. Eccolo qui, signori. Il Charizard nazionale. Proprio lui. Eccolo qui, signori. Nell'episodio 18 di Pokémon Smeraldo Randomizer. Mamma mia, eccolo qui, signori. Eccolo qui, Charizard. Eccolo qui, signori. Attacco d'ala, ragazzi. E glielo facciamo imparare al posto di Ira. Attenzione. Ma non so perché, ma mi piace quel Charizard messo così tutto storto, ragazzi. Mi piace veramente tanto, quindi l'ho messo così. E inquadra anche un po' la gamma, che è super un po'. Però mi piace così, ragazzi, mi piace. Perfetto, ragazzi. Incredibile. Incredibile, ma vero. Attenzione. Il nostro mitico Charizard. Vediamo che tipo è, ragazzi, perché lo dobbiamo assolutamente vedere. Ho sbagliato. Tipo erba. Charizard di tipo erba, signori. Di tipo erba. Io direi di fargli imparare subito volo a Charizard. Vai. Così togliamo Graffio, ragazzi. Tanto Graffio non serve più a nulla. Ok, così possiamo volare, andare ovunque, raga. Facciamo ovunque, proprio. Vogliamo dappertutto. Però mi servirebbe qualcuno che impara surf. Oh! Che città è questa, ragazzi? Non si... nessuna città? Porto Alghepoli, ci siamo arrivati, ragazzi. Ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Dopo millenni ci siamo arrivati, signori. Ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Allora, la squadra è messa bene per ora, eh. È messa molto bene, direi. Unica cosa, ragazzi, mi servirebbe uno con surf. Da avere proprio in squadra. E c'ho soltanto lui che mi impara surf. Quindi casomai per ora togliamo un attimo Espeon. Ok. Perché ci serverà surf, ragazzi. Ma se vi ricordate, ragazzi, dove si prende e condividi esperienza su Pokémon Smeraldo? Io non me lo ricordo, sincero, Aspetta, mettiamo per ultimo lui, tipo, mettiamolo qua. Io non mi ricordo sinceramente, ragazzi, dove si prende su Pokémon Smeraldo. Ah, vediamo un attimo sta città, ragazzi. Allora, Porto Alghepoli. Ma che cazzo? Cioè scambiare cose al banco registro. Ma che cosa si scambia? Ma? Ma sono tutti uguali. Quando mi ha dato la luce 4 gemelli mi è venuto un colpo. Adesso vederli giocare insieme mi riempie di gioia. Oh, viaggi per conto tuo, cose giovani, complimenti. I miei figli dovrebbero seguire il tuo esempio. Io sono un'esperta a Pokémelle. Se ci metto posso provare delle Pokémelle fantastiche. Vai. Oh, la tua una mossa intelligente. Stammi a sentire attentamente. Iniziamo. Le Pokémelle sono classificate in base alla loro fibrosità. Minore la fibrosità, meglio è, non scordate. Una Pokémella è una bassa fibrosità o di un alto livello. Se fai Pokémelle di buona qualità, il tuo comune potrà mangiare di più. Ah, vedi, ragazzi? Di bacca, un altro, più persone fanno il mix di bacche e più morbide saranno le Pokémelle. Ah, vedi, ragazzi? Ok, è molto interessante questa cosa, non lo sapevo. Ragazzi, comunque posso dire una cosa, se si mettono tutti così fanno ridere. Sembra le 4 Ave Marie, invece delle 3, le 4 sono tutte. Ok, questo. Io c'è una torre nei pressi di un percorso marino, si chiama Torre dei Cieli, mi pare. Torre dei Cieli, chi ci starà? Ho visto una torre alta nei pressi di 131, percorso 131. Che cosa hai detto? Stai cercando una nuova esperienza di... Ok.
Bene ragazzi, è molto interessante questo Porto Alghepoli, Questo che cos'è? Che cos'è ragazzi? Ura! La signora al banco di accettazione mi ha... Ah, attenzione, aspetta, aspetta. Ciao, questo è il banco di accettazione per legare i Pokémon, non è ancora il portacamelli? Eccolo allora. Pokémelli, attenzione. Questo è il banco di accettazione. Vuoi scrivere Pokémon? Poi ci saranno le gare. Raga, faremo una gara prima o poi. Dite un mondo nei commenti se volete vedere delle gare, ragazzi. Arena della Virtù, dove si incontrano gli allenatori. Ragazzi, ditemelo se volete. Passati 60 anni da quando mio marito mi ha chiesto in moglie qui. Il mare è più bello che mai. Mentre noi diventiamo vecchi, il mare rimane sempre giovane nella sua magnificenza e vitalità. Oh, i vecchi è vero, fanno... Oh, che cazzo è? Oh, Repellente Max. Che cos'è questo qua? Cos'è sta torre piccola, ragazzi? Va bene, io direi di fare così proprio. Oh, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Con Charizard, ora è squadra, ragazzi. Attenzione, sarà troppo bello, secondo me. Sarà molto più... Ancora non abbiamo visto in battaglia però quel Charizard, ragazzi. Lo vedremo presto. Nel prossimo episodio vedremo. Nel 19° episodio penso di vederlo in squadra. Cioè no, in squadra, nel combattimento. Comunque, spero vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate like, commentate, iscrivetevi se volete perché è gratis. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao belli!